liftoff of Space Shuttle Atlantis, a final visit to enhance the vision of Hubble into the deepest grandeur of our universe. L'11 maggio del 2009 lo Space Shuttle Atlantis decollava per la missione STS-125. Obiettivo: effettuare l'ultima manutenzione del telescopio orbitante Hubble. Ai comandi c'era Scott Altman, che fu anche uno dei veri piloti nel film cult Top Gun. Due anni dopo, il 21 luglio 2011, la stessa navetta spaziale toccava per l'ultima volta la pista d'atterraggio del Kennedy Space Center, facendo calare il sipario sul programma Space Shuttle durato 30 anni. Per celebrare l'importante lancio del 2009, il Caltech, l'università americana che forma i futuri scienziati della NASA, commissionò al compositore italiano Leonardo Di Lorenzo l'opera musicale Sogno di un astronauta, poi eseguita nella storica Damney Lounge del campus americano e che 9 anni dopo, domenica 11 febbraio 2018, è tornata in scena per beneficenza in Italia al Teatro Grande di Brescia. L'ho chiamato Sogno di un astronauta perché cerco sempre di scrivere avendo una storia in testa, e per me sognare anch'io stesso di essere un astronauta e quindi di creare questo sogno in musica anche per me stesso era una cosa molto affascinante e divertente. Io mi sono molto divertito poi a scrivere questi 3 quadri. La suite si divide in 3 movimenti, il decollo, il paesaggio lunare e poi questo movimento che si chiama Non siamo soli, che rappresenta l'unione degli astronauti con gli alieni, non unione in senso biblico ma l'incontro, e che un pochettino cerca di mandare questo messaggio di abbattere la paura nei confronti delle cose che non conosciamo. L'evento, organizzato in collaborazione con il Comune di Brescia e con il patrocinio dell'Associazione Culturale Orbiter e dell'Unione Giornalisti Aerospaziali Italiani, ha permesso di raccogliere fondi a favore dell'Associazione Spedali Civili di Brescia, Ospedale dei Bambini. È una metafora, perché alla fine siamo tutti un po' astronauti, vogliamo tutti un po' decollare, andare sulla Luna.